Allora, condensiamo questa partita, 14-13 per loro al tie break. Condensiamo, è stata la metafora della pallavolo, la metafora di una stagione, la metafora della vita di momenti di difficoltà. È proprio i momenti di difficoltà che la squadra ha saputo tutto l'anno dimostrare di essere più squadra di tutte le altre. E per certi versi è bello. Se avessimo scritto una sceneggiatura Hitchcock, Fritz Lang o qualche regista italiano, non avrebbe saputo fare di meglio. Visto che è finita così, è stato bellissimo. Sì, diciamo che la Yama si è complicata un po' la vita perché poteva chiudere anche in gara 3, però onora il merito a Villa perché è riuscito a portare la quinta partita alla Yama e anche al tie break, quindi non hanno mai perso la strada. Diciamo che è stato bellissimo perché in un palazzetto unico, come ha ricordato Fabris, come hanno ricordato tutte le persone che sono passate qui durante l'anno, si è vinto contro la squadra migliore dopo di noi, sicuramente la squadra più forte che ha incontrato la Yama quest'anno e che ha saputo dare filo da torcere fino alla fine, e quindi è stato bellissimo anche, è stato un peana alla pallavolo che ha fatto vincere la squadra migliore. Ecco, tra l'altro questo è l'unico trofeo che si può festeggiare, perché le altre, come li vincevi, c'era già subito una partita successiva, non riuscivi neanche a godertelo. Sì, un po' scaramanticamente, un po' perché il calendario incalzava, non abbiamo mai potuto godere fino in fondo dei grandi successi. Adesso godiamo di questo ed enfatizziamo gli altri. Ok, stiamo aspettando al varco solo la Propatria, che ha già fatto un miracolo di suo, per cui già se dovessimo tirare le righe ha fatto più del dovuto. Però quando si entra nei playoff, mi insegnano, non solo nella pallavolo ma nel calcio, può succedere veramente di tutto. Tutto può succedere. Io credo che dobbiamo già dire un grazie con la G maiuscola, ma anche con tutte le lettere maiuscole, ai ragazzi, ai titolari, ai proprietari, ai tifosi, e speriamo di poter mettere il punto esclamativo anche per la Propatria. Grazie. Ciao. Ciao.